Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme un piatto che io adoro. Andiamo a fare insieme branzino e patate al gratin. Andiamo a vedere questa meravigliosa ricetta. Protagonista della nostra ricetta, il branzino. Gli farà da contorno le patate. Prepareremo la panure del gratin in questo modo: pane grattugiato, prezzemolo, pomodorini, olio e sale. Ricetta semplicissima, nulla di più. Comincio a versare il mio pangrattato all'interno di questa bowl capiente. Prendo il prezzemolo, logicamente ben lavato e asciugato, e lo vado con questo coltellino a sminuzzare all'interno del pangrattato. Ora tocca ai pomodori. Vado semplicemente a tagliarli così in quattro e poi ci realizzo degli spicchietti piccoli e li metto all'interno del mio pane. Ecco, anche l'ultimo, così è fatto. Mi asciugo le mani. Togliamo quello che non ci serve e a questo punto andiamo a salare quanto basta, perché poi un pizzico di sale lo metteremo anche all'interno del branzino, e a bagnare con olio. E ora lavoriamo la nostra panur così, con un cucchiaio. Questo è il risultato finale di quello che dobbiamo avere nella nostra panur. A questo punto, su questa placca, come vedete, c'è già un foglio di carta da forno. Vado leggermente a ungere. Ora questa mia panur la sbriciolo. Non la devo mettere in maniera coprente. Vado solo a sbriciolarla. Ecco, così è più che sufficiente. Vedete? Questo è proprio il branzino alla mia maniera, non è il classico branzino al forno con patate. Ora prendiamo il primo di questi bei pesciolini ben lavato, vedete, eviscerato, privato di branchie e quanto. Lo dispongo in questo modo sulla placca. Vado però leggermente a salarlo prima da un lato, vedete come già ha raccolto un pochino di panur, e poi dall'altro. Poi lo ridispongo ancora così com'era, nella, diciamo, posizione iniziale, e con il sale vado a salare leggermente l'interno, mi raccomando, senza abbondare. Dopodiché prendo, guardate, un bel cucchiaio della mia panur e la verso così all'interno, cercando di distribuirla non più di un cucchiaio, perché altrimenti è troppo, e cerco di distribuirla, usiamo le mani, fino all'interno, qui dove, vedete, è uscito il pomodoro, dove ho tolto le branchie, in questo modo. E ora un filo d'olio sopra e altrettanto all'interno. E continuo con il secondo, alla stessa identica maniera. E ora guardate che facciamo con le patate, perché il branzino di per sé è pronto. Ora le patate io me le vado a mettere all'interno della mia panina, così. Guardate, così. A questo punto aggiungiamo un pochino di sale, perché nelle patate il sale non c'era, quindi ce n'è bisogno. E ora con le mani, lo strumento più grande che Dio ci ha donato, vado a disporre le patate intorno ai miei quattro branzini. Io mi fermo così, sono sufficienti. Adesso
vado a bagnare, quindi lucidare proprio, vedete, così in questo modo ogni singolo branzino, visto che di olio finora ne abbiamo messo veramente poco, e la stessa cosa lo faccio sulle patate. Dopodiché siamo pronti per il forno. Il mio forno è preriscaldato a 200 gradi, quindi ecco, pronti. Quindi metterò la teglia all'interno del forno e così a 200 gradi la lascerò andare per 40 minuti. Guardate che meraviglia che ho tirato fuori dal forno dopo appena 40 minuti alla temperatura che vi ho detto. Io non le ho mai toccate dal momento in cui le ho infornate. Un segreto comunque per voi, per essere sicure che tutto sia cotto alla perfezione, affondate il vostro dito così sul dorso del branzino, nella parte alta, praticamente subito dietro la testa. Vedete che il dito affonda, adesso mi sto bruciando, molto molto facilmente. Quello vuol dire che il branzino è cotto proprio al punto giusto. Adesso vado a preparare il piatto. Ecco, la sollevare per bene e la dispongo qui. Vedete tutta la sua panur, come rimane perfettamente aderente proprio al pesce. Vedete, non c'è olio sotto, quindi non c'è niente da dire, vi invito soltanto, non servono altre parole, vi invito soltanto a provarla. Oggi non vedo l'ora di assaggiare questo meraviglioso piatto. E detto questo, io vi do appuntamento a tutti voi alla prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e condividere le mie videoricette sui social. Un grande abbraccio a tutti da Rita.